Buongiorno vlog, sono le 10.41 di lunedì 9 agosto, sto partendo direzione Milano per finire di fare la valigia, poi si parte per Bologna. Venite con me. Inizia il mio viaggio della speranza, wow! PS, sono al lago, sono struccata e chi se ne frega. Tra l'altro ho creato una playlist Spotify di 5 ore, giusto in tempo per il mio viaggio, cerchiamola. Ecco, viaggio in macchina, voilà, siamo pronti. Fermata d'obbligo al McDrive e vediamo se ci sono delle offerte. Togliamo la musica, se no mi bannano. Sì, i summer days li odio perché sono inutili. A me cosa me ne faccio io delle patatine un euro? Salve. Buongiorno, benvenuto al McDrive. Come posso esserti utile? Allora, vorrei 6 chicken McNuggets con la salsa agrodolce, una Coca-Cola zero media e un double chicken BBQ. Non menù, solo il panino. Ok. Basta così, grazie mille. Ma qual è lo sportello in cui si paga? Qua? Beh, c'è il tizio nella macchina davanti che mi guarda male. Secondo me non è questo sportello. Caldo che fai in quel di Milano. È già pronto. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Sicuro la Coca-Cola l'ho rovesciata. Tiriamo sul finestrino e andiamo a casa. Non so come si esca da qui. Arrivata casuccia bella e ora mangio e poi parto. Devo essere alle 3:30 mi pare. A Bologna. È qua a Bologna. 3:25, c'è un incidente in autostrada per forza. Pazzi maniaci. No, ci sono dei pezzi rossi. Rossi. Sono già in ritardo. Cioè dovrei partire ieri. Dovrei partire un'ora fa. Malissimo. Sempre traffico nell'autostrada del sole. Sempre. Che carino questo packaging. Adesso ci faccio un TikTok. Ho finito di mangiare. Valigia pronta. E ora si va. Raga, sto facendo la colla. Fa caldissimo qua. Sono pronta a partire per Bologna. Non so neanche l'indirizzo di dove andiamo a andare. Ma ce ne freghiamo. Cioè non ci importa. Non ci importa proprio. Comunque raga, non c'è una volta che prendo l'autostrada del sole e non succede questo. Fermi completamente. Eravamo completamente fermi, ma sono riuscita lo stesso a prendere una multa. Sì, sono cose che succedono. Accade a volte. La mia prima multa. Bologna, grazie. Ti avrò sempre nel cuore. Amici, sono arrivata in camera, sono strepenata completamente. Ora devo fare in fretta perché devo uscire. Devo fare anche una doccia, la faccio stasera. Mi sono completamente dimenticata di vloggare mentre ero in giro per Bologna. Comunque, sono tornata in hotel. A parte la faccia distrutta, sono proprio a pezzi, ho sonnissimo, adesso mi strucco. Tra l'altro qua l'hotel fa caldissimo, cioè fuori fa caldissimo e in camera mia ci sono tipo 20 gradi e infatti ho spento, ma i brividi, ho spento il condizionatore. Ah, mi hanno dato delle ciabattine per stare qua e vi devo dire che sono molto comode, quindi le porterò a casa. Buon mattino, ho fatto la doccia, tra poco preparo tutta la valigia, impacchetto tutto e siamo pronti a ripartire. Finalmente prendo Giulietta oggi. Io sono pronta, valigia pronta, outfit discutibile ma fa niente. Allora ho questo toppettino che in realtà è molto carino con la mia collana e bracciali nuovi. Aspetta, il bracciale nuovo è bellissimo. Poi ho la felpa arrotolata in vita e i biker shorts. E poi le mie solite scarpe, yeah. In realtà i pantaloncini da ciclista non piacciono a nessuno. A me piacciono. Datemi pure della ciclista, anche se in bicicletta non è che io sia molto bravissima ad andare. Faccio schifo. Salve vlog. La situazione è la seguente. Allora, mi sono fermata in autogrill. In realtà sto andando lentissima per tutto il viaggio. Potete anche magari non guardarmi. L'aereo di Giulia è in ritardo. Allora ho detto vabbè, piuttosto che pagare 26 euro di parcheggio in aeroporto, ho detto mi fermo un secondo in autogrill. E ho preso un'acqua, dato che fa caldissimo, ci sono 36 gradi. I pocket coffee to go, raga, io li amo, vi giuro. Volevo travasare questo dentro la mia borraccia così rimane più fresca. Però non mi sa che un po' me la devo bere. Adesso faccio casino perché sono buona solo a fare casino. Rifornimento fatto. Ripartiamo verso l'infinito ed oltre. Così ho perso altri 10 minuti almeno. Avevo un cavolo da fare. Tipo l'aereo di Giulia è partito una cosa come mezz'ora, 40 minuti dopo il previsto. Di solito recuperano in volo, ma non si sa mai nella vita. Avvio itinerario per l'aeroporto
di Pisa 45 km. Vai dritto. Continua dritto. Non vedo l'ora di andare dritta per 45 km, però almeno adesso sui miei occhialetti da sole. Musica maestro. Aggiornamenti sulla mia vita ed esistenza. Sono le 2. È già da un po' che sto aspettando. E ho controllato lo stato del volo di Giulia ed è in ritardo di mezz'ora. Più di mezz'ora. No, un'ora praticamente. Quindi ora sono in macchina, però in realtà dovrei andare in bagno a fare pipì. Ciao a tutti. Siamo arrivate. Quanto di ritardo? Un'ora e un'ora mezza. Un'ora e mezza. Andiamo a mangiare e ciao. Ciao. Sei contente? Yes. Are you happy? Yes. Cioè no ragazzi, io vorrei abbuffarmici sopra subito, ma prima devo fare le foto. Allora ragazzi, siamo arrivati. Cosa ne dite? Recensioni. What do you think about it? Sì. Sì. Sarà un'avventura ragazzi, sarà un'avventura, ma bene così, ci divertiamo dai. Esatto, dai. Yeah. Sicuro sono dei bellissimi ricordi che ci porteremo dietro. Adesso stiamo andando a fare la spesa perché ci serve qualcosa da mangiare magari per domani mattina, così per stasera non so cosa faremo. Ah no, stasera, dato che è la notte di San Lorenzo, in spiaggia con la pizza. Allora sono le 21:45, siamo al mare e non sappiamo dove andare a mangiare. In realtà forse abbiamo trovato, forse. Ma no, perché non sappiamo quale sia. Hai detto gli ombrelloni rossi. E questi sono gli orossi, sono blu questi. Sono blu e dobbiamo andare fin dove troviamo i rossi. Ecco, capito. Vabbè, un'onda anomala mi ha quasi tirato sotto e per il resto tutto bene. Ah, e cosa, boh, che magari può essere interessante per qualcuno che vuole venire qui: non va a campo, non va internet, non va niente di niente. Assolutamente niente. Nulla, non va nulla. Dopo aver fatto un po' di giri in spiaggia, aver camminato per circa mezz'ora, abbiamo trovato un bar che è riuscito a farci due toast, di cui uno è anche finito nella sabbia, ma facciamo finta di niente. Allora, abbiamo girato tutti i posti, non abbiamo trovato niente, ma alla fine abbiamo optato per un toast. Allora, il mare era caldissimo, veramente caldo, confermi? Certo, no. Perché no? Secondo me era freddo. Cioè, non freddo, poteva essere più caldo. Era caldissimo. Buon mattino da queste parti, si sta facendo colazione. Di sottofondo c'è tipo il risveglio mattutino delle persone che stanno in piscina. Colazione di oggi: uova strapazzate, caffè latte, mirtilli. Tuffare, vero? Sì! Sì, però questi qua perché non si tuffano? Aspetta! Si vede uno squalo! Addirittura! Secondo me non ci si deve buttare! Sì! Wow. Che brava! Pesciolino! Altra esperienza molto divertente perché abbiamo deciso di prendere il pedalò. Mentre eravamo in mezzo al mare passano questi ragazzi, vi lascio qui il video. Molla! Arte come! Con cui siamo subito diventate amiche perché si sono lanciati dal loro pedalò, sono venuti verso di noi e quindi poi abbiamo passato i restanti due giorni insieme a loro. Questi sono i contenuti che ci vogliono. Sono in bomba, come in bomba, l'odore dell'ombra, come in bomba, come in bomba. Lo stile non va a pile, qua non va a manovella, non va proprio. Giulia non ne parliamo neanche. Cioè Giulia è proprio la definizione di stile. Aspetta che chiudiamo la macchina. Oh. Usciamo a cena con i nostri nuovi amici. Sì.
Buon mattino amici, ieri siamo andati a vedere le stelle cadenti, ne ho viste tantissime, quindi ero molto contenta. Oggi ci siamo svegliati super tardi, stiamo facendo colazione su tipo le 12:30, credo, boh, vabbè, e poi andremo al mare. Ciao a tutti! Ci siamo dimenticati di vloggare, ma stiamo giocando a Lupus in Fabula. In testa con me. È carino. Ma che carino, ma che bravo. Ma che bravo, tia. Sempre a Burger King, perché io no. Io sono troppo king. Tutti i miei amici. Dai, dai. Lo scegliete? No, lo scelgo. Aspetta. Questa. Stanno giocando a un gioco stranissimo che non ho capito. Dopo mezz'ora non ho ancora capito come si gioca. Si chiama Lupus in Fabula. Ciao. Sì, vabbè, se lo sapete spiegatelo nei commenti. Amio. Grazie. Sei morto. Buongiorno Fiorellino. Di nuovo. E anche stasera sono le 2:30 e stiamo tornando a casa, ma dai, ci siamo quasi. Soltanto che domani mattina dobbiamo preparare i bagagli tutto e partire e non ce la faremo mai. Valigie pronte. Tornando al giorno del pedalò, che cosa era successo? Giulia mi stava filmando mentre scendevo dallo scivolo e adesso vi lascerò la clip del video in cui lei dice "Let's go guys, let's go and this is Virgi". Let's go guys, let's go and this is Virgi. Ed è diventato veramente il nostro motto per tutto il resto della vacanza. Continuavamo a dirlo per ogni cosa e in qualsiasi occasione. Yo, we are ready guys. Let's go guys, let's go. And this is Giulia Virgi. Nel frattempo c'è qua la sfruttata che sta lavando tutti i piatti. Siamo andati ai nostri vicini di casa e gli abbiamo detto: volete un po' di carta da... Non si può dire carta da... Volete un po' di carta igienica? E loro tipo, perché? E noi, perché stiamo andando via? E loro, oh, ok. Dato che né Giulia né sua cugina avevano mai visitato Bologna, nel nostro ritorno a casa abbiamo deciso di spezzare di nuovo il viaggio e siamo stati mezza giornata a Bologna. Dove siamo? Siamo a Torino, ragazzi, io. Ma tutto bene? Questo è il caldo, la stanchezza. E? E dopo aver mangiato si è... No, poi raga, lei ha pantaloni lunghi. Bologna, il centro, la fontana di Nettuno. Sai chi è quello? Sai chi è quello? Papà Giovanni. No, sai chi è? Dillo bene, chi è? Non lo so. Chi è? Ti ho detto la fontana di Nettuno, quello chi è? Ah, Nettuno. Impottibile, qualcuno delle pulette. Io ho perso le parole. Perdo le parole. Qualcosa, qualcosa che resta. Le sto portando a scoprire tutta Bologna. Siamo qua al telefono senza filo, chiamiamolo così. E la Steffi mi sente bene, invece Giulia per un cavolo. Questa è stata la nostra ultima tappa. Siamo ritornati al lago. Abbiamo mangiato allo street food, in cui c'era anche un po' di musica, quindi molto divertente e carino. Poi siamo ritornati a Milano. Giulia e sua cugina avevano l'aereo al mattino molto presto, verso le 7, quindi alle 4:30 sono dovute partire da casa. Io invece l'avevo verso le 11 del mattino e quindi dopo averle salutate sono andata avanti a dormire qualche ora e poi sono andata in aeroporto. Ciao raga, sono le 5, io sto per partire, Virgi, ti voglio bene. Sono tipo le 4:45 credo. Loro stanno per partire per l'aeroporto. Io posso andare avanti a dormire. Non per molto, perché poi devo andare anch'io all'aeroporto. Che sonno, raga. Che sonno. Volete sapere la meta? Beh, nel prossimo episodio. Amici, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Mua!